tutti. Scipioni. Buonasera mister, buonasera. È dispiaciuto, no, che la Roma abbia messo questo ardore, questa voglia negli ultimi 5 minuti. Una partita che era molto importante. Tra l'altro in tutto l'arco della partita ci sono stati dei passaggi, degli errori, anche al secondo gol un errore di Fazio in ripartenza. Da che cosa secondo lei è dipeso? Tra l'altro quel finale le fa pensare che forse anche nell'arco della partita la Roma aveva ancora fiato, ci poteva mettere qualcosa anche prima, poteva accadere ciò. Ma noi abbiamo sbagliato questi fraseggi, questo inizio dell'azione, siamo stati lenti nel far partire la palla, viaggiava troppo piano, un po' intimoriti da questa loro presenza addosso al nostro tentativo di giocare la palla, e loro ce l'hanno riconquistata giustamente, e poi invece l'hanno fatta girare con velocità e con qualità, e siamo stati costretti a rincorrere per un'ora di gioco. Quando ci siamo liberati da questo timore, abbiamo preso più coraggio, abbiamo provato a fare qualche giocata in ricerca della tre quarti, dell'estro, dell'intuizione della giocata, proprio a anticipare quelli che erano i loro comportamenti, ci abbiamo trovato poi il vantaggio che doveva essere così anche dall'inizio, che però non abbiamo fatto. E per un'ora abbiamo corso e loro hanno giocato a calcio, e poi nell'ultima mezz'ora, al contrario, dove si sono create delle situazioni che la partita poteva essere pareggiata. Abbiamo commesso qualche errore in questo loro fare possesso palla, di posizionamento, e ci hanno trovato dei buchi anche abbastanza difficili da capire poi, perché si erano creati, ecco, anche quello del gol, insomma. Però è successo, e sono cose che quando poi non riesci a gestire la partita, come si dice spesso, non sei tranquillo nelle scelte che fai, poi le cose le fanno gli altri, e siccome questi altri le fanno bene, ci hanno trovato il vantaggio. D'Ubaldo. La difesa che aveva trovato una sistemazione ottimale con l'impiego a tre, e che però ha preso 5 gol nelle ultime 2 partite qui all'Olimpico, in qualche modo c'è un calo di forma, di tensione, di attenzione da parte dei difensori, e poi soprattutto Fazio, che è stato, diciamo, quello che è stata la vera sorpresa di questa difesa in tutta la stagione, in queste ultime 2 partite ha commesso degli errori, tra l'altro l'hai anche sostituito. Passa un momento di difficoltà questo giocatore? No, c'è un pochettino di tutto, e e soprattutto c'è questa lentezza nel far girare palla, perché quella è un po' la chiave del successo in funzione di una squadra che deve costringere gli altri ogni tanto anche a difendersi. Ecco, l'inizio dell'azione diventa fondamentale, quando poi diciamo che il portiere che sa giocare la palla con i piedi è un aiuto importante. Loro oggi, come hanno sempre fatto, ti vengono a pressare, a volte accettano anche l'uomo contro uomo, oppure cercano di risucchiarti con questa salita della difesa i tuoi centrocampisti, cioè di appiattire quella distanza lì. Se la riporti sempre sul portiere, poi c'hanno vantaggio. Noi abbiamo fatto spesso così, quando abbiamo forzato la giocata l'abbiamo persa, e non abbiamo avuto né qualità né grande coraggio di provare a farle. Per cui c'è da fare meglio, soprattutto questo potrebbe essere uno di quegli argomenti da portare avanti nella discussione. No, sarà, senza che potrebbe essere, dove se ne parla e dove c'è da far meglio la prossima volta. Per oggi abbiamo fatto così. Nel secondo tempo, quando poi, come si diceva,
quando ci siamo un po' liberati, perché lo dovevamo fare per forza, perché il risultato era quello lì, e poi l'abbiamo fatto e abbiamo avuto anche più successo, ecco.